Guajira para el recuerdo. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. E Cuba in questi ultimi mesi è stata sottoposta a una campagna formidabile, c'ho la luce in testa, a una campagna forsennata mediatica e anche politica di diffamazione, di calunnie, di campagne di veramente di assalto a qualsiasi aspetto della situazione della vita a Cuba. E quindi c'è questo vero e proprio tsunami contro Cuba, che chiaramente viene diretto, esce dalla matrice statunitense, che con Obama ha peggiorato, dopo un inizio demagogicamente promettente, ha peggiorato i rapporti di blocco, di assedio, di diffamazione a Cuba, aumentando i denari da dare alle organizzazioni, quelle famose mafie cubane di Miami, bande di terroristi terribili, aumentando le diffusioni radiofoniche, eccetera, di Radio Martì, che è una radio piena di sconcezze, bugie, eccetera, che bombarda costantemente Cuba. L'aggressione mediatica a Cuba, il colpo di Stato in Honduras, le basi militari dappertutto, la quarta flotta americana silente dal 1950 è riattivata e che percorre per lustra le coste dell'America Latina e dei Caraibi, l'occupazione militare di Haiti col pretesto del terremoto, una specie di cosa che ha fatto Bertolaso all'Aquila, più o meno siamo sullo stesso tipo di ordine di idee. E poi processi di destabilizzazione organizzati con operazioni speciali nei vari paesi da destabilizzare, piccoli gruppi di entità etniche o religiose vengono prese, intossicate e utilizzate con vari incentivi a buttare per aria le istituzioni. Questo succede in Nicaragua, in Bolivia, in Ecuador. Insomma, c'è una controffensiva dell'impero, del nord del mondo, pienamente coadiuvato dall'Unione Europea, con la presenza fittissima in America Latina di agenti israeliani che sostengono ovunque squadroni della morte, forze di estrema destra, provocatori, narcotrafficanti, è dimostrato, ci sono i nomi e i cognomi, se ne vantano anche perché è la forza del Mossad che viene esibita. Siamo nel contesto di un inizio di quello che di solito poi prelude a un conflitto armato, o diretto o indiretto. E questa è una cosa che ci dovrebbe preoccupare tutti, perché ne va di mezzo un po' tutto il resto di questo pianeta, perché se l'America Latina, che oggi rappresenta un fronte avanzato di popoli che si sono emancipati, di popoli che si sono dati un minimo di giustizia sociale, che si sono ripresi dalla sovranità nazionale sulle proprie risorse, che hanno cacciato le multinazionali o gli hanno tagliato gli artigli, se questo è così che succede da quelle parti, noi che siamo in una condizione come loro si trovavano questi popoli 20 anni fa, e dovremmo tenerci molto a che queste esperienze crescano, siano difese e non vengano di nuovo sopraffatte, o che finiscano come l'Iraq o l'Afghanistan.